Allora, cedo la parola per un indirizzo di saluto al professor Antonio Gambaro, segretario della classe di Scienze Morali, socio dell'Accademia dei Lincei. Signor Presidente della Camera, autorità, signore e signori e cari amici, non è la prima volta che l'Accademia dei Lincei ospita un convegno scientifico dedicato ai beni pubblici. Nel 2006 si è svolto un incontro intitolato Gestione del patrimonio pubblico, proprietà privata e proprietà pubblica. Nel 2008, essendosi avverato l'auspicio espresso nell'incontro precedente, che tendeva ad istituire una commissione di studio per l'approfondimento di una legge delega dedicata alla riforma della parte del codice civile sui beni pubblici, commissione ministeriale che poi è stata presieduta dal professor Stefano Rodotà e da cui ha preso il nome, l'Accademia è stata di nuovo sede di un importante convegno dedicato ai beni pubblici e poi col sottotitolo Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile, i cui atti sono stati stampati nel 2010 nella collana dei contributi del Centro Linceo Interdisciplinare Beniamino Segre a cura di Ugo Mattei, Edoardo Reviglio e Stefano Rodotà. Il disegno di legge delega approntato dalla Commissione Rodotà si è poi smarrito in seguito a varie crisi parlamentari e governative, ma la riflessione scientifica sul tema è proseguita, trovando pubblica espressione in varie sedi contrattuali ospitate da prestigiose università del nostro Paese, da Palermo a Torino. Come Accademia siamo quindi lieti di ospitare un'ulteriore tappa di riflessione su un tema che rimane di straordinaria attualità e che si pone all'incrocio di dibattiti che fervono non solo nelle sedi accademiche ma anche nella società civile e nel confronto politico, con evidente osmosi tra i vari livelli del discorso. Approfondimenti scientifici poi giovano a migliorare la qualità del dibattito politico e del dibattito intellettuale e nelle parole del Presidente Fico abbiamo colto il livello di approfondimento che è stato dedicato al tema dei beni pubblici e in particolare della categoria dei beni comuni che rimane categoria per ora solo scientifica, nel senso oggetto di riflessione e di approfondimento ma che non ha trovato poi spazio nel diritto positivo. Naturalmente questo è luogo di approfondimenti esclusivamente scientifici e io però non intendo accaparrare nulla del dibattito che seguirà e delle relazioni sapienti che ascolteremo. Però mi piace ricordare alcune parole che un maestro del diritto, socio di questa Accademia, Angelo Falzea, aveva scritto in una lettera indirizzata al citato convegno sui beni pubblici. Falzea, nello scusarsi di non poter presenziare come pur intensamente avrebbe desiderato, metteva in luce due aspetti essenziali. Da un lato l'urgenza del problema della riforma del diritto dei beni pubblici. Dall'altro l'avvertito bisogno di elaborare un rigoroso fondamento teorico generale alla categoria dei beni e dei beni pubblici in particolare. Nel diritto e nella società odierna che ormai è tanto distante dai bisogni e dalle sensibilità di quella su cui riflettevano i codificatori del 42. E da qui la sottolineatura forte dell'urgenza di una riforma che ci porta a non vivere più in un ordinamento quantomeno obsoleto, anche se al suo tempo forse fu ben pensato. In effetti oggetti come l'ambiente, la bellezza, la cultura, ma anche le interrelazioni tra soggetti fruitori delle utilità dei beni nella convivenza civile impongono una ricerca e lo studio di approcci adeguati, o come usano dire i giuristi di categorie ordinanti, che pongono sempre in stretta relazione due scale, quella della persona e del soggetto e quella delle cose, beni e oggetto. Se possiamo riferirci alle parole di Angelo Falzea per augurare buon lavoro alle sedute odierne, credo che potremmo dire che ci siamo seduti un attimo sulle spalle dei giganti, ma poi ovviamente bisogna scendere e cominciare a ragionare tra di noi di quello che possiamo fare. Grazie.